Siamo con Carlo Caporale, AD di Wiser, società internazionale di G-Group che si occupa della selezione del personale. Grazie innanzitutto per averci raggiunto. Grazie a voi. Chiediamo a Carlo Caporale, ecco, qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale in fase di recruitment? Allora, sicuramente ci dà un enorme vantaggio nell'accorciare i tempi, quindi noi abbiamo già messo in campo degli strumenti di screening, in particolare di chatbot, di diciamo, strumenti che ci consentano di scremare nella fase iniziale l'enorme massa di informazioni che noi abbiamo, quindi c'è già un impatto, si vede, l'impatto positivo, ci aiuta a concentrarci sulla parte più strategica dove la sensibilità, la capacità di cogliere le sfumature è assolutamente fondamentale, quindi devo dire che è il quotidiano, ecco, viviamo una rivoluzione che è già in corso. Ecco, parlando di job matching, ovvero il fatto di creare la giusta connessione tra il lavoratore che ha le competenze adatte al ruolo, può creare maggiori vantaggi in termini di produttività e di felicità, di benessere da parte dei dipendenti che quindi sono meno inclini poi ad abbandonare il posto di lavoro? Allora, sicuramente una persona che fa un ruolo, che interpreta un ruolo vicino alle sue esigenze, alle sue motivazioni, alle sue aspirazioni, lavora meglio, okay? Quindi questo è assolutamente fondamentale. E un processo di valutazione e di selezione accurato e che tenga conto di tutti gli aspetti ci aiuta enormemente, no, in questa direzione. Dall'altra parte è vero che le organizzazioni cambiano molto rapidamente, per cui quello che oggi va bene per una persona non necessariamente andrà bene domani. Devo dire che l'intelligenza artificiale o comunque l'utilizzo dei dati e dello storico, delle statistiche per prevedere la continuità e l'evoluzione delle persone all'interno dello stesso contesto è già ad esempio in fase di sperimentazione da parte di alcune aziende tipicamente americane che utilizzano algoritmi per identificare la probabilità che alcune famiglie professionali lasciano il loro lavoro per andare altrove e quindi mettere poi in campo tutta una serie di manovre di retention, visto che sulle persone si investe enormemente, quindi c'è un tema proprio di talent retention su cui sicuramente questo tema è molto importante. Perfetto, ringraziamo Carlo Caporale per essere intervenuto e io vi restituisco la linea.